Agraria Rural Garda è una società di 300 soci che ha il suo areale nel Garda Trentino. È una cooperativa, una cantina, un frantoio e anche uno store rurale. Abbiamo un territorio molto vocato perché il lago di Garda mitiga anche l'inverno e durante l'estate soffia l'ora e il peler e quindi ha una capacità anche di far maturare le ulive ma anche le uve in modo perfetto. E chiaramente abbiamo anche un terreno glaciale sul quale noi possiamo fare tante cose e quindi con la nostra ricerca possiamo mettere le viti nei posti giusti. Abbiamo un areale che parte da 80 metri sul livello del mare dove facciamo dei vini rossi importanti come Merlot e Cabernet, ma anche le ali, il Tennese è verso Nago, verso Drena, verso la Val di Cavedine, dove ci sono anche i vini bianchi aromatici, Muller, Traminer, ma anche i Pinot Neri. Ecco, questa facilità del territorio ci dà questa possibilità di coltivare bene le viti e quindi ci dà questa possibilità di esprimere il nostro territorio dal punto di vista vitivinicolo. Per quanto riguarda l'oliva, noi siamo l'estremità mondiale della coltivazione dell'olio e perché sempre per quanto riguarda il lago di Garda. Abbiamo una cultivar, la Casaliva, che è stata portata ancora dai Romani 2000 anni fa, attraverso il quale noi possiamo fare un olio bello piccante, amaro, ma anche con un gusto particolare e che si distingue dagli altri oli. Nel nostro frantoio non si butta via nulla, quindi visto che l'olio è il 12-15% del peso dell'oliva, il resto, acqua, sanse, nocciolino, lo recuperiamo, di fatto l'acqua diventa un concentrato fenolico perché l'olio è ricco di polifenoli, quindi antiossidanti, il nocciolino diventa un combustibile, pellet, e la sansa va nel biodigestore. Ecco, quindi questa economia circolare che noi mettiamo nei nostri prodotti fa sì che Agraria sia espressione del territorio ma ridia il territorio sotto forma di innovazione e cultura, diciamo, sia per quanto riguarda la vite sia per quanto riguarda l'olivicoltura ai nostri cittadini. Questo fatto di evolvere sia la viticoltura sia l'olivicoltura fa sì che Agraria è un punto fermo nel nostro panorama trentino. Agraria non è solo oliva, non è solo uva, ma è anche store rurale. Nel nostro negozio abbiamo inserito tutto il meglio del nostro territorio dal punto di vista enogastronomico. Abbiamo i nostri oli, i nostri vini, ma abbiamo anche evoluto quello che è l'olio, anche il vino. Per esempio a Pasqua, a Natale abbiamo il dolce natalizio o la colomba che attraverso il quale abbiamo tolto il burro, abbiamo messo il nostro extravergine, invece che candire l'agrumo, gli agrumi, abbiamo candito la prugna di Drò. Ecco, anche questi fattori qua di trovare nel territorio nuove espressioni fa sì che il nostro punto vendita sia, abbia un'identità e copra anche questa facilità di trovare questo mix tra consumatore e produttore, attraverso il quale questo facilita un po' tutto quello che è l'evoluzione del prodotto. Abbiamo fatto l'idea che è la polvere di oliva, abbiamo fatto tanti prodotti attraverso il quale, ripeto, questo nostro negozio sia distinto e abbia un'identità molto forte del nostro territorio del Garda Trentino.